È il giorno del debutto per i test sierologici rapidi nelle farmacie sia pubbliche che private. Grazie a un accordo tra la Regione e le associazioni di categoria Federfarm e Assofarm parte il servizio anche nelle Marche. La prenotazione telefonica è obbligatoria, il test richiede una decina di minuti, 15 al massimo, e il prezzo a carico del cliente non dovrà superare i 19 euro. In alcune farmacie verranno realizzati dei percorsi ad hoc per evitare contatti con gli altri clienti. Noi ad esempio abbiamo aderito. Però partiremo per un discorso anche di organizzazione e logistica per poter effettuare questi test in massima sicurezza sia per l'operatore che per il cittadino. Partiremo da mercoledì e abbiamo già cominciato a prendere gli appuntamenti e già l'appuntamento di mercoledì mattina è quasi pieno. I cosiddetti pungidito, che devono essere effettuati in farmacia e non a casa, sono rivolti a tutta la popolazione asintomatica e quindi senza febbre, patologie respiratorie o altri sintomi. Lo screening servirà anche per avere una fotografia a livello regionale dell'andamento epidemiologico. Infatti il test individua gli anticorpi IgM e IgG. Possiamo vedere se c'è un'infezione in atto ed è recente, se in atto o da più tempo, oppure se l'abbiamo avuta. Però è bene sottolineare che anche in caso di negatività ci potrebbe comunque essere una positività, perché come dicevamo la permanenza, cioè lo sviluppo anzi di queste IgM compare dopo circa 3-4 giorni, quindi abbiamo una finestra dove il paziente può essere comunque positivo ma non risultare dal test. Sia in caso di negatività che di positività al virus, il farmacista dovrà segnalare all'ASUR l'esito dell'esame. E lo faremo attraverso una piattaforma che si chiama GoPenCare, una piattaforma regionale che già noi utilizziamo sia anche per il discorso di celiachia o nefropatici o presidi per diabetici. E tramite questa piattaforma in tempo reale l'ASUR avrà il risultato del test e potrà valutare se effettuare poi il tampone molecolare o meno. Noi in questa piattaforma inseriremo i dati del paziente, il codice fiscale e importante anche un recapito, in modo che comunque l'ASUR, come dicevamo, possa ricontattarli e valutare con loro il da farsi.